Ed eccoli qua gli highlights della ottava tappa del Giro Donne. Dopo il giorno di riposo, la corsa rosa riparte dalla Sardegna. La prima delle due tappe che conclude questa edizione del Giro Donne, da Nuoro a Sassari per 125,7 chilometri. Si attraversa il territorio del Locu d'Oro, tappa contraddistinta dal forte caldo, tante atlete a ricerca disperata di acqua dalle ammiraglie, dai massaggiatori lungo il percorso, temperature che durante la giornata sfiorano anche i 40 gradi. Vari tentativi di allungo e di fuga. In precedenza al traguardo volante, l'unico in programma in questa ottava tappa di Macomer, Erika Magnaldi guadagna 3 secondi di a buono. Inizia a curare la classifica generale. Secondi guadagnati, scala una posizione e adesso è quarta in classifica generale. Intanto al Gran Premio della Montagna di Romana Intiri transita per prima Florti Makai, che aveva provato l'allungo insieme a Silvia Magri, ma giù dalla discesa del GPM viene recuperata da un nuovo tentativo di Veronica Iwerts, che si porta anche dietro Niam Fisher Black, una delle più attive della tappa, ovvero Soraya Paladin. Prova a scombussolare le carte anche Mavi Garcia, ma sono tutti tentativi che risultano infruttuosi. Altro tentativo con Gekiere, Katavash, Rosman Genon, ma il gruppo è là all'inseguimento e soprattutto la Movistar può non lavorare per gran parte della corsa, lasciando sulle spalle delle squadre che ancora non hanno vinto, e sono veramente tante, o che se non altro non hanno raccolto niente, si sono fatte vedere poco finora, il compito di ricucire lo strappo. Si entra nell'ultimo chilometro, viene neutralizzato un tentativo di attacco da parte di due atlete della Phoenix e parte la lunghissima volata. Sbaglia Marianne Voss, forse un problema al cambio, parte troppo presto, alla fine però spunta fuori Blanca Katavash, che sulla linea del traguardo supera Chloe Dygert e Liane Lippert, va a conquistare la prima vittoria in carriera al Giro Donne, la seconda nel World Tour dopo la vittoria della prima tappa del Giro di Svizzera. Una rimonta eccezionale da parte della campionessa ungherese della SD Works.